vistosi negli agriturismi veneti. L'ecovacanza, le scampagnate fuori porta e gli autentici sapori della nostra terra sono sempre più attraenti. Pasqua e Pasquetta nel segno positivo per gli agriturismi, anche se quest'anno le feste sono arrivate presto e la Pasqua bassa in genere non è favorevole all'agriturismo e all'ecoturismo. Abbiamo sentito le attese degli agriturismi alla vigilia delle feste. A Piombino Dese, in provincia di Padova, Michela Tasca, dell'agriturismo Cade Memi, dove è appena nata una bella nidiata di papere. Come vivete queste feste pasquali voi, l'agriturismo? Bene, in arrivo la primavera, ci sono delle belle giornate, arrivano i turisti, meglio di così. Che cosa chiedono i turisti? I turisti chiedono molto il contatto umano, il contatto con la natura, poter vedere gli animali, poter anche parlare con noi un pochino. Che piatti chiedono? Chiedono i nostri piatti locali, chiedono adesso il periodo degli asparagi, ci chiedono le cose del periodo. Il piatto 2016 del vostro agriturismo? Allora, gallina padovana, risotto di gallina padovana con asparagi di Badoere. IGP. IGP. Nel Veneto sono attivi più di 1300 agriturismi.